Buonasera e benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta. La puntata di questa sera ci farà scoprire tante curiosità del passato, ma anche tanti capitoli che sono rimasti a lungo tempo sepolti proprio sotto i nostri piedi e che gli archeologi stanno gradualmente riportando alla luce. Allora, ecco cosa vi proponiamo questa sera. In questa puntata, viaggio tra le spettacolari cere anatomiche del Museo della Specola. Dove passava il muro di Berlino? Quanti se lo ricordano? Vedremo dove sono finiti i mattoni del carcere della Bastiglia. A Parigi mostreremo il dietro le quinte del Museo Gravin. Seguiremo il tracciato della Roma-Napoli, un viaggio nel tempo e nella storia. Appuntamento con Leonardo e i suoi disegni anatomici. In apertura, la ricostruzione della Battaglia delle Ardenne, l'ultimo grande scontro tra l'esercito tedesco e quello alleato, che doveva portare nel giro di qualche mese alla resa della Germania. La ricostruzione, in parte realizzata con nostre riprese, cerca di mostrare il dietro le quinte di una delle controffensive più sanguinose della Seconda Guerra Mondiale, che portò alla perdita di 180.000 uomini tra morti e feriti. Fu l'ultimo tentativo di Hitler di rovesciare le sorti della guerra. In realtà fu una sua Waterloo che precedette di poco la sconfitta finale del nazismo e la fine di una dittatura. La storia che vogliamo raccontarvi questa sera si è svolta nella morsa di uno degli inverni più rigidi delle ultime generazioni e in scenari identici a questo. Boschi, radure e foreste completamente innevati. Allora immaginate di tornare indietro ad allora, era il dicembre del 1944, la guerra non era ancora finita e tutto è avvenuto nelle foreste delle Ardenne tra Lussemburgo e il Belgio. Decine di migliaia di soldati americani e tedeschi stavano per entrare senza saperlo in una delle pagine più drammatiche della storia. È stata una delle battaglie più importanti della Seconda Guerra Mondiale, la più grande in Europa, pochi mesi dopo lo sbarco in Normandia. Nessuno pensava che Hitler potesse organizzare una controffensiva del genere. Una battaglia in cui l'esercito americano perse più di 80.000 uomini tra morti e feriti. Dov'è il comandante? È morto! E rischiò di compromettere l'esito della guerra. Hitler era noto per le sue iniziative ardite con cui sbalordiva chiunque. Uomini, avanti! Mille carri armati e un attacco a sorpresa per dimostrare che la Germania non era ancora sconfitta. Il morale era alle stelle, avevano piena fiducia nel piano, erano pronti ad agire. Hitler la denominò in codice Guardia sul Reno. L'esercito tedesco la chiamò l'offensiva delle Ardenne, ma è entrata nella storia come la battaglia dei giganti. Questa è la storia che vi vogliamo raccontare questa sera. Noi ora ci troviamo qui nella neve vicino a un accampamento logistico di un reparto di soldati americani. E come sempre qui, l'attività ferve. Davanti ai nostri occhi ci sono gli ingredienti di ogni guerra. Casse di munizioni che passano, taniche di benzina pronte a essere portate via. Questo infatti è un punto di collegamento, come si dice, nel quale arrivano dispacci, varie unità e si decidono i posizionamenti delle truppe. Ogni soldato, guardate, è ben armato con il famoso mitra Thompson o i fucili Garand di grande precisione e potenza. Certo, colpisce vedere con quanta naturalezza si portino le bombe a mano. In effetti il fronte non è distante, ma non ci sono scontri, attività, quindi l'atmosfera è rilassata, vigile, ma rilassata. C'è persino un giornalista, un reporter di guerra, che ne approfitta per fare delle foto, sono poi quelle che si trovano oggi nei libri di storia.
Una curiosità, si vedono anche dei simboli sugli elmetti, identici a quelli delle carte da gioco. Servono per identificare i vari reggimenti. E poi c'è anche una piccola cucina da campo per un provvidenziale pasto caldo in questo genere. Dopo lo sbarco del giugno 1944 in Normandia, gli alleati sono avanzati verso ovest, fino alla linea Sigfrido, dove Hitler ha piazzato le ultime difese ai confini del territorio tedesco. La Germania è ormai schiacciata su tre fronti, est, ovest e sud. Le sue truppe sono battute e costrette ovunque alla resa. L'esercito alleato deve però riprendere fiato, riorganizzarsi prima dell'avanzata finale verso Berlino. Nel dicembre 1944 gli alleati erano esausti.